Gay Sports. It's in the gay. Dai, poteva andare peggio, eh. Cioè, va benissimo l'Atalanta. Minchia, in due siamo sopravvissute della Serie B. Sì, praticamente usciremo tutte. Andiamo a giocare Prova i momenti clou. Va a vedere. Sedicesimo, Pisa in attacco. Cheat, siamo a centrocampo. Ecco fatto. 31esima, attenzione che se le mandi a puttane poi capace finisce 0-0 perdi pure. Ma dai, ma come si fa? Ti ho detto che non è che è una cagata. Non è che è una cagata, è che non me ci devo abituare. Ma che vuol dire? Ma che è? Zio, devi fare adesso per forza. Sono tutti e due fuori gioco quelli là. No, sei di qua dalla metà campo. Perché c'è Torre Grossa in campo? Yusufa. God. Ma non è vero. Ma che cazzo? Sì. Grigore. Oh. Ah. Vega parte lo Sì. Io te lo giuro, ho tirato a sinistra, però ok. Ti ho detto che è una cazzata. Nazionale della Finlandia. Ma ciao proprio. No. Comunque Gao è in prestito, c'è da mette qualcun altro lì a centrocampo. O ci metti Ionita o un nuovo acquisto. La prossima c'è l'Atalanta, quindi farei un po' di turnover. Ma io ti dirò... Cosa? Questa la skippo, senza proprio fronzoli. La skippi? Ma dai, Frosinone, bro. Simula la partita. Poi puoi scendere in campo quando vuoi, eh. Bomba! Subito! Che ti ho detto, zio? Siamo più forti, troppo più forti. Mi arriviamo. Ultime parole famose. Bello! Gol. Intanto mi spingerei in ultra offensivo. Ho capito, via. No! Non è vero. Doppietta di Sampirisi. No, vabbè, dai, uno scherzo. Oh, Gesù. Lulic entrato, mamma mia. Stava per fare la tripetta Sampirisi. Ok. E niente, l'abbiamo perso. Che gol di merda. Seconda sconfitta stagionale. L'avessimo giocata. Ora abbiamo una partita importante. Già. Mamma mia, se le prendiamo qui. Che maglia di merda che gli hanno fatto. No. No. Fuori gioco. Appunto. Sì, comunque Adri, sarà un bel tiro al piccione, vai. Vada lavoro. No, vabbè, no! Dai, però. Tira il piccione qui. Già. Buono! Buono! Dai che... Boom! Dio! Bomba! Come l'ha messa dentro! Attenzione, inaspettato. Dal nulla, poi. Attenzione, Atalanta in difficoltà. Solo momentaneamente. Cazzo! What the fuck? Vai però ma capisci che gol? Il gol bisogna pigliare. Che gol di merda. Insomma, fa tutto bene. Vega! Ci ha preso gusto. Vega, ragazzi, sa fare solo quello. Ai, no. Ai, ai. Cosa? Dio. Era un autogol questo. Era un autogol, bro. Chi è stato? Beruatto. Autogol di braccio. Mamma mia, il portiere. Super miracolo. Sti cazzi. Rigore. No, 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 Albero, non ci credo. No. Non ci credo. E questi non perdonano, eh. Non so se ti ricordi. Sì. Gol. Fine. Finito. Addio Coppa Italia. No! Non ci credo.
Pessimo. Finita. Risultato bugiardo. Abbiamo fatto pena. Dio mio. La vuoi giocare tu? Proviamo a giocare insieme. 14 punti per una. Ho dovuto prendermi l'arsenale. Pringle e acqua. E poi ho pisciato. Ok, sarà un casino. Sì, io sono quello rosso. Quindi tu sei quello blu. Sarà un casino. Vabbè, ascolta. Io ho giocato tanto insieme a Cree, ma non con te. Quindi dobbiamo studiare un po'. Cosa? Perfetto. Cosa l'ha fatto? Ok, l'esperimento non sta tanto riuscendo. Sono un po' via pallate. È tua. Ho spostato il portiere! Ho spostato il portiere, che culo! Ho spostato il portiere! Perché ho fatto la scivolata? Non lo so. Sì. Ho spostato il portiere e ha fatto la cazzata stavolta. Tre sconfitte di fila. No! Pallina che avevo messo. No! No! Ero perfetto. Ero perfetto. Questa è prima vera occasione bella. Dio! È mia! 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 Ti ho detto che è rottissima sta cosa. E comunque già meritavamo gol al tiro prima, eh. Lo sapevo. Ci sto io, ci sto io. Via, via. Bella. Buona. Non ci credo. Vai. Ah. Dio. Tua. Ma perché devi tirare col destro? Ho mangiato due Pringle per vedere se portano culo. Finita, bro. No. Vabbè, dai, raccogliamo le ceneri di questa partita per la prossima. Minchia, ma tutti infrasettimanali roba così, oh, che è? C'è anche la chiusura del mercato. Tanto non abbiamo più soldi, quindi. Ma poi l'abbiamo venduto coso? Quello che ti eri sbagliato col... No, ho 3 euro di budget. No, non l'abbiamo venduto. Ho più soldi sul tavolo in cucina che su FIFA. Torre Grossa ha richiamato. No. Oh no. Abbiamo perso Torre Grossa. Non abbiamo i soldi per Sangbin. Sai cosa faccio? Allora, dato che fate bastardi, faccio il bastardo anch'io. Richiamo Gil. Richiamo il giocatore. Ma chiama no. Luca. Non hai soldi per richiamare. Non hai soldi per richiamare. Ma scusa, 3 euro non li vanno bene. Che merda la vita. Mi bastavano anche soldi della Coppa Italia, mi bastavano anche quelli, non ci sputavo sopra. Anche tipo 10 euro della Coppa Italia. 5 milioni gabbiadini al Verde Brema. Ma cosa sto vedendo? Brescia-Pisa. Intanto le magliette, signori. Ecco, così è più chiara. Va bene, dai. Dobbiamo vincere, eh. Bono, eccomi, eccomi. Mamma mia. Tiro di merda fatto. T'ho visto, t'ho visto. Ma farmi fare il gol della merda, no? Uomini deboli, destini deboli. No. God, ho spostato il portiere. Ah, ho tirato una bella peta. La prenderemo gol per colpa di quella. L'ho potato. L'ho potato ancora. Ne ho potato un altro. Ne ho potato un altro ancora. Mamma mia, ma tienila, oh. Da un coglione, cioè. Guarda lavori. Gol. Ma che... Sei uscito dentro col portiere? Sì. Ma che cazzo? È sempre buona. È buono. Ho fatto gol? Così? Sì, hai fatto gol. CR4. Non me ne sono accorto. Ma perché in realtà la palla era per quello di prima, no? Appunto, io ero focalizzato su lui. CR4. Così il debotto. Vabbè, hai rimediato la coglionata che hai fatto, dai.
Siamo? Non era per lui! Non Era ci per credo. quell'altro. Era per Vega. Gioco di merda. Vai. Dai, io non sono buono, io non sono buono. Io mi dispiace, non sono buono. Dove è passata quella Madonna. palla? Ma che cazzo? Ok, va bene. Ma contro che... Ah! Il difensore centrale, Antonio Silva. Resiste col fisico. Dalla qui, dalla qui, dalla qui. Non tirare, no! Ero lì! Era Passa la linea in buono. centro. Ero lì. Davo un porta da solo. Adri, ma i campioni sono così, amico. Ho capito, ma stiamo pareggiando contro il Brescia. Bisogna Sì, trovare ma noi. la via del gol più semplice. Sì, ma noi siamo il Pisa comunque. Cioè, non è che. Questo è colpa tua. Questo gol è colpa tua. Questo Vai a cagare, non distruggere. gol è colpa tua. Eh no, perché siccome il rosso so io, vero? Capito che cazzo faccio? Che cazzo vado a prendere? Ok, è tua. Buono. Dai. Godo. No! Fuori gioco! Mamma mia. Supero. Sto pareggiando contro un pesce. Niente. Non vinciamo più. Va bene, ma... Una sconfitta, un pareggio. Magari la prossima è quella buona. Sì. Meno male ho fatto la scorta di punti. Se no, chissà che cazzo succedeva. Per pareggiare contro il Cosenza. Te ci scherzi? Oh, ma tu sei partito ogni 3 giorni? Che è? Adesso tocca al Palermo. Cazzo, sti qua sono forti. Quando ho aperto questa carriera c'avevo tipo una cosa come. Boh, 36 giocatori in rosa, tutti spariti. Il commento suo. Sì, non sto giocando. Come? Cazzo, è vero. Tutto lo stadio, lo so. No, no, no. Codo! L'offline è peggio dell'online, ho capito. No. Ma dove cazzo va? Dove cazzo va quel coglione? Cazzo va? Ma hai spostato te? No, fra, che cazzo ho appena visto? Ahia, che gioco del cazzo che è? Cristian è il mio gioco, FIFA 23. FIFA 23. No. Mamma mia, mamma mia. No, vabbè, dai, una barzelletta. Ti prego, dobbiamo comprare un altro portiere, Adri, perché è un problema. Ma non tanta! Ma un coglione! 3-0. Orco Dio. Gol della bandiera! Gol della bandiera! Gol della... Mamma mia, come cazzo tiri? Papà! Ma perché? Però la palla la mette giusta. Sì, vabbè, ma... corre di più la mia nonna! Buona! Buona! Devi Regolarissimo. sfondare la porta, coglione! Devi sfondare la porta, cazzo! Ok, molto bello, andiamo avanti. Dai, voglio il 2-2 prima della fine del primo tempo. Sì? Sì? Mamma mia, che pallina che ti ho messo. Sì! Sì! Che Attenzione! pallina. Sì! No, no, una bella pallina, giuro. No, no, davvero. Te lo devo riconoscere, grande pallina. Doppietta di Vega? Tanto testa della FIA Denayer ha finito i polmoni. Non c'ha più Dai, niente. tra questa e la prossima c'è una settimana di riposo. Cioè, no, fra, cambialo perché è diventato uno scheletro. Ok, barba. Cambio portiere? Ti prego, mettici Basuno. Boh, metto Basuno, va bene. Ma cazzo c'è arrivata quella? Beh, beh.
metti l'altro portiere che magari è meglio, sì. Bra, ma come pensi che sarebbe finita con l'altro? Scusa, esattamente, fammi capire. O comunque, come li presti un posto, qua vanno in default, eh? Ok? No! No! Queste lo chiamo sfiga, però, eh? Bravo. No, madonna. No! Sì. No! Che culo che è un bidone. Ma porco Dio bestia, Dio. Perché? A caso. Oddio. Tocca a me impararlo. Di qua. Mamma mia. Oh, cambia portiere, magari è meglio. Ma ero palesemente ironico, dai. Va bene, avanti la prossima. Oh, ce ne faremo a vincere una, eh. Oddio. Sai che sto cominciando a non voler più vedere la classifica? Siamo stati sfortunati. La nostra sfortuna si chiama avere un basuno. I ragazzi hanno dato tutto. Mancano 12 partite alla fine del campionato. Dai, 14 punti per andare in Serie A. Magari tutti pareggi. Ok, in casa con la spalla. Quindi qua, con 4 vittorie e un pareggio siamo in Serie A. C'hanno un'altra maglietta sti bastardi? Sì, ce l'hanno. Grande spalla. Secondo me, sai come si potrebbe fare? Come? Tipo bestemmiando. Uno di noi va nell'altra squadra e si fa autogol. Sarebbe mica male come idea. Vai. Di ignoranza! Mamma mia, che roba! Mi sono scaricato il joystick. Hai urlato di ignoranza, si è sentito dalla TV. Porco mio. Ecco le mie skill. Che però funzionano! Che però funzionano le mie skill! Funzionano! CR4! Stuprato da tutti! La rinascita del Pisa! Segnatelo, Simo, questa è la rinascita del Pisa. Questo gol è la rinascita. È tipo il gol di Çalhanoğlu contro il Barcellona. Mamma mia! Godo! Godo! Però ammetto che ho quasi riso. Hai mai pensato di ficcarti una forchetta su per il culo? Sì. No, no, l'ho fregato. Gol della merda. Ok, un cazzo. Bernabé. Ok, buona. No, dai, fai il filtrantino lì. Prossimamente su, non sapevo di essere in campo. Non sapevo di non sapere di essere in campo? Ah. Dai, che li stiamo un pochino trapanando. Tanto considerando che tipo mi servono 4 sveglie per svegliare. Ma cosa mi tocca vedere? Ma c'è un biglietto per vedere questo? Ma esiste un biglietto, qualcosa? Ma ti immagini che magari quelli di Dov'è la mascotte? Fra, te non ti dovresti preoccupare del biglietto virtuale, te ti dovresti preoccupare dei tuoi 100 euro spesi per questa roba. Lo so. È buona. C'è nessuno. Che poi come si chiama quella musichetta lì? Non lo so, pensa a fare gol. Mamma mia. I piedi dodecadonali, Dio cazzo. Dai. Oh! Ma che è? No! No! Kick off glitch. La rinascita del Pisa, bro.
Frasi invecchiate male. Oh, sono qui, eh? No, lo so, ma c'è un problema, siccome mi viene troppo da ridere e mi è difficile giocare bene. Corri verso il primo palo e la metto molto a giro. Mamma mia, che merda. Dio porco. Oh, ma te ti immagini se avessi iniziato tipo un campionato da un'eventuale serie D o C? Peggio mi sento. Tipo, tutte le partite 10 a 10 per i portieri. Muori, coglione. No, no, ma non è giusto però. Non è giusto! Merda. Moncini. Bernabé! Non tirare. Anzi, si fa. Mamma mia. Che busta di piscio, Dio caro. Ok? Ma No, perché? sto. Aspetta, Vai, controllala, sei solo. io volevo tirare al volo, ma non di testa. Perché questa è la nostra rinascita. Io sto letteralmente lacrimando mentre rido, cioè veramente non so perché mi è presa tutta sta roba. La rinascita del Pisa! 2-1 la spalla. Oh, ma noi non molliamo perché il Pisa sappiamo che è più forte. 14 di 8 per noi, budello di Sumaccagna. Il Pisa è sconfitto, ma non battuto. Avete vinto la battaglia, ma non la guerra. Aspetta, arrivo. Approximately 10 hours later. Ok, Simo, questa è la partita più importante che possiamo giocare. È il Parma, Minchia, sono so secondi. Sono oh, secondi. minchia. Sono tornato adesso e mi dice ok, Simo, come hai fatto? Io sono un veggente del cazzo. Questa è una partita che va vinta per forza, eh. Sono secondi. Se vinciamo questa, possiamo dire di andare bene verso la Serie A. E questa potrebbe veramente essere la partita della rinascita. Attento che c'è Buffon in porta, eh. Bello. Ma comunque in attacco non facciamo così schifo, è che difendere facciamo veramente cacare in due. Tutto calcolato. Vieni. No, passa la No. ricorta. Buono. Non puoi sbagliarla. Bomba! Oh! Giuro. La Allora te lo giuro. rinascita del Pisa! Questo gol è la rinascita del Pisa! Lo Questa è la giuro. volta buona, questa è la rinascita del Pisa! Io per un attimo ho pensato che tu prendessi la traversa. Te scherzaci, ma sarebbe capace anche di questo gioco. Miau! 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 Oh, fermate! Ma non si possono! Sì, ma sono tutti di Coglice, ma che è? Ma quanti di Coglice abbiamo preso? Lo stai facendo apposta? Ma il problema è che scatena una reazione a catena perché mi viene da ridere per gli errori che fa il portiere. Oh merda. Perché dai, non è possibile che in un gioco di calcio i portieri si muovano in questo modo. 6 tiri a 4, immeritata merde. Ho paura del Kikovic. Lo facciamo noi. Ma magari, guarda, deve anche l'ora. Ok? Buona, Simo! Bomba! Buona! Il Bernabé! Il nuovo arrivato! nuovo acquisto, ragazzi. Io non lo direi più fossi in te. Lo sapevo che andavi lì, coglione! Guarda che palla! Bello! No! Madonna! Che piede a X! Lo Dio bestia, era la palla di bestia del secolo. so. Bisognerebbe solo imparare a prendere meno gol, perché in realtà a farli siamo anche. Cioè, a farli ci siamo. È prenderli che ne prendiamo troppi.
No, ecco che non si vince la partita. E anche oggi la rinascita del Pisa è domani. Godo! Niente, nuovo palla loro, incredibile. Però male ho messo il difensivo, andiamo. Ma no, io ti giuro non gliel'ho passata così. Che intervento ho fatto? Dopo l'intervento se ne va. Esatto. È stato talmente bello che non può stare in questa squadra. Dai, abbiamo vinto la nostra prima vittoria. No, non lo dire. Ci pensi? Non lo dire! Cosa? No, cosa è successo? Vedi, questo è un segno della rinascita del Pisa, vedi? Vedi che è un segno della rinascita del Pisa. Cosa cazzo ho appena visto? Ti immagini fosse successo a parti invertite? Ma sta scherzando questo gioco? No, no, ragazzi, denunciateli. Cioè, buon per noi, ma porco Dio. Vabbè, però lo scontro diretto l'abbiamo vinto, eh. Insomma, questo è, questa partita valeva 6 punti. Niente. Merda, il Bari. Sai, una scureggia. No. Brr. Allora, Caprile, Pucino, Vicari, Gigliotti, Mazzotta. Dai, cerchiamo di non prendere gol da Antenucci. Mi viene da ride. Detto fatto. Vabbè, almeno il Bari c'ha lo stadio grande, no? Insomma, c'è la coreografia, c'è tutto quanto. Andiamo? Questa mi porta. No! Cosa? Io che mi stavo scansando per farti tirare. E ora lo pigliamo noi. Che culo. E l'avevo chiuso. Grande Vasric. Vaclic. Come cazzo? Bella. Tira a porta. No! Bello, Deva. È nostra. Ma la seconda che rischiano, eh. Vieni. Bernabé. Namo. Questa va in porta. Namo. La rinascita del Pisa continua, cazzo. Mukoko. Mukoko. Anche a Bari. Salutare la moglie sugli spalti. No, poverino moglie, è del 2004 lui. Io mi auguro per lui che non abbia una moglie. Effettivamente. Adri che accina una skill. Per questo si merita il gol. Per questo si merita il gol. Cazzo, cioè è un centimetro. Sì, però da lì. No! No! Sì. No! Il portiere è veramente una busta di pisce. Ma io l'ho ritratto. E ha proseguito a dritto. Beh, com'è possibile che una... No! La sbaglia. Ma porco... Ma non è giusto! La rinascita. Oh, ma tutte le partite sono così. Ascolta, Simo, tutte le partite sono così. Perché non è possibile che, come andiamo in vantaggio, pigliamo subito il gol tipo entro 5 minuti. Non è possibile. E poi com'è possibile che non ci siano difensori? Dai, il ciucco. Vieni qui. E ovviamente la para, no? Boom. Mukoko, andiamo. 2-2, meritato. Io che vado ad esultare da solo. E che cazzo? No. Sì, invece. Sì. Credo. Ah no. Ecco il terzo gol uguale. Incredibile. 3 gol uguali hanno fatto. 3 cazzo di gol uguali. 3 merda di gol uguali hanno fatto. Ma che è sta cosa che non c'era di mai la difesa? Denai. Cos'è sta? È Denai. Cos'è sta? È buona. Cosa?
Non era buona. Ecco, ecco il quarto gol. È incredibile. Qua, 4 gol tutti uguali. Tutti uguali. Hanno fatto 4 gol uguali. Immeritata, perché hanno fatto 4 azioni, cazzo. Dio bestia, 11 tiri a 8. Tutte quelle che abbiamo perso abbiamo fatto più tiri, eh. Incredibile.